Immaginate di essere una sorta di rana completamente nera con gli occhi sbarellati e che vive nelle ombre. Non è così facile da immaginare. Beh, per fortuna è uscito questo gioco qui. Oggi infatti giochiamo e proviamo insieme Skim, un gioco in cui sei un esserino, con questo esserino qui, che salta di ombra in ombra per fare cose. Se volete altri video e altri contenuti come questo, fatemelo sapere lasciando un like, iscrivendovi al canale e seguendoci sui nostri social. E date un'occhiata anche ai link in descrizione per supportare il canale. Non fa mai male. Ed eccoci, siamo finalmente su Skim, gioco molto atteso e che mi ha incuriosito tantissimo, tanto da appunto convincermi a richiederne una copia per giocarla qui sul canale. E devo dire che me l'hanno mandata e sono contentissimo, tant'è che lo sto giocando addirittura in anticipo, ma insomma voi vedete questo video quando è già uscito il gioco, quindi andiamo avanti, andiamo a giocare. E con questo cosino nero non dobbiamo fare altro che saltare nelle ombre. Ecco, noi a quanto pare siamo già nell'ombra del bambino. Ah, ecco, vedi? Ma sta linea serve a... Ah, devo andare lì. Quindi tutorialino molto classico. Wait, ma se andiamo fuori? Ah, ok, ci fa tornare, perfetto. Ok, quindi facciamo così. Ops. Interagisci. Ok, possiamo anche pilotare gli oggetti che possediamo. Ok. Aspetta che così mi fa segnalare l'obiettivo, mi fa vedere l'obiettivo. E il mio obiettivo sono gli altri due esserini che sono lì. Ah, posso muovere il bambino adesso. Ah, mi ha preso l'ombra. Mi sa che è l'obiettivo. Qual è il nostro obiettivo? La fontanella? Non è così che si fa? Ah sì, perfetto. Dobbiamo... Il nostro prete sta incendiando qualsiasi cosa, ma noi siamo dei pompieri, come si evince dal cappello, e quindi siamo pronti all'evenienza. Ecco, papà. Grande. Hai buttato chili e chili di carne. Che fa? Ok. Nostra madre, suppongo nostra madre è lì. Aspetta. Ma sto bimbo è senza ombra? Ah no, c'è. C'è, però è un po' brutta. Ma qualcosa deve succedere perché sta tutto andando troppo bene, no? Non è che è un horror, sia chiaro, però, insomma, il gioco vero e proprio ci è ancora celato. Ecco, vedi, adesso dobbiamo andare lì. Oh, là. Non capisco se siamo tipo una rana, una roba, che cos'è quello? No. Perché se si sta a suicidare? Ah, siamo in due adesso? Ok. Hai trovato una palla da spiaggia. Che fa la palla da spiaggia? Ah, ci dà l'ombra? Così noi possiamo arrivare lì, perfetto. E... Opela. Ah, siccome è l'ombra del coso dei panni, ci fa rimbalzare. Molto carino. Opla. Ah, devo dire... Molto sensibile la... Molto sensibile il salto, dicevo. Ecco, magari non ci buttiamo. No, non va bene. Dobbiamo... Andare qua e poi qua, perfetto. Vedi, ci doveva essere il... È tutta una questione di salti fatti bene e al millimetro, principalmente. Vabbè, insomma, stiamo crescendo, stiamo ripercorrendo la vita di questo bimbo, immagino. Posso? Ah, devo farlo io. Adesso è verde, bimbo, vai. E la madonna. Quanto siamo cresciuti. Che fa? Si è bloccato? No problem. Let's go. Carino sto stile grafico comunque, disegnato, 2D, molto caruccio. La scuola? Abbiamo la signorina, abbiamo adesso, Mi ricorda un vecchio gioco per DS. Non so bene per quale motivo. Oh no, ci siamo lasciati, immagino. Però ci siamo laureati. Dai e sì. Oh, guarda. I pompieri. Vogliamo essere dei pompieri? Dai. Siamo dei pompieri. Perché no? Ma come? Da bambino facevi pompiere? Mettiamo la bici qua. Ah, quindi proprio lavoro da ufficio classico? E... No, non abbiamo lavorato abbastanza?
ci sta dicendo che ci deve licenziare, che non è colpa nostra, che non è colpa sua. Te sei un bravo ragazzo, meriti di più, ma te ne divenna. Ci hanno inculato anche la bici? Mi sa che ci hanno ciulato anche la bici. Te? Se ne va anche il pullman? Ma sì, se ne va anche il pullman. Che è successo? Perché si è spostato il cosino? No! Si è staccata l'ombra e quindi... Il nostro amico non ha più ombra? No, dove vai? Ma dove vai? Aspetta che deve... Abbiamo preso un passaggio. Che carino, è tutto interagibile. Visualizza l'obiettivo, il nostro obiettivo è una bici, va bene. No, non è la bici il nostro obiettivo. Qual è il nostro obiettivo? La fontana. O forse si è aggiornato dopo. Ma che bello, è un altro ombrone incredibile questa. Mi piace che le cose sono tutte interagibili. Prossimo obiettivo, un'altra bici. Ah, certo, dobbiamo aspettare, mi sa, i veicoli che passano. Adesso prendiamo questo. Opla, poi prendiamo questo e poi prendiamo questo. È lontanissimo. Dobbiamo andare qua. E siamo arrivati. Oh, ragazzi, super carino come design e anche il gameplay a tratti è molto soddisfacente. Devo dire, non mi sta dispiacendo. Non capisco la lore, cioè se il nostro obiettivo è andare dal, cioè tornare dal nostro umano, cosa che credo. Oppure il nostro obiettivo è, che ne so, magari vivere la nostra vita e esplorare. Bello sto design minimal comunque, ragazzi, molto figo. Ups. Se io piglio uno di questi, mi sono salvato come? Niente. Massimo due salti, poi ci muori sostanzialmente. Adesso le arriva. Io faccio così, opla. Allora, il nostro obiettivo è il gattino. Perfetto. Allora, noi aspettiamo il tizio. Poi il tizio ci porta qui. E poi... Ma mi sa che la signora ci porta direttamente al nostro obiettivo. Sarebbe l'ideale. Tranne che cambierà adesso all'ultimo, perché sì. Ma noi siamo già arrivati. Oh, di notte non dovremmo avere tipo vita facile? E invece no. Questi sono pericolosi perché spariscono le ombre, quindi diventa problematico. Dov'è il nostro obiettivo? La fontanina, perfetto. Quindi famo così. E poi... arriviamo alla fontanina, immagino. Dopo la fontanina, scatolini. Ma potevo... No, aspetta però. Questo interagisce così, quindi non ci dà molto modo di fare cose. Questo fa qua, questo fa qua, questo fa qua. Ok, ci siamo. Prossimo obiettivo, signora sotto l'ombrello. Siamo arrivati. Molto easy, molto, molto semplice. Il nostro umano è lì, quindi sì, lo stiamo raggiungendo. Non ho ancora capito perché lui si è... cioè, è saltato fuori dall'ombra quando il tizio è cascato. Questa non me l'hanno spiegata. No! Certo, io sto andando anche a cercare storia magari dove non dovrei. Una volta che famo così, che abbiamo risolto? Scusatemi. Ok, ho detto troppo presto che era easy. Ah, ecco, vedi, vedi. Se noi famo così, poi così e poi così, arriviamo da quest'altra parte. E mo? Ah. Occhio. Ottimo. Ma non poteva succedere prima sta cosa? Ah no, perché l'abbiamo uccisa noi. Ecco perché non poteva succedere prima. E niente, torniamo indietro a sto punto. Famo così. E poi aspettiamo una biciclettina. Eccola lì. Arriva. Opla. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Abbiamo capito come... No, però non devo fare ste cazzate. Cos'è quello? Un pacco. Grazie mille. Dov'è il pacco? In casa, a quanto pare. Ok, dobbiamo andare all'incrocio. C'è anche già un'altra bomba che zompa. Dov'è? Ma il nostro umano se ne sta proprio andando.
No, zio, mo ce devi aspettare. Lo sapevo io. Lo sapevo. Negge. Oh, wait. Non era esattamente così che doveva andare la storia. Però ce ne siamo usciti comunque perfetti e puliti. È un gatto quello? Sì. Il nostro obiettivo... infatti stiamo sbagliando. Dobbiamo andare dalle paperelle. Eccoci qua. Mi sei buggato, vero? Non ho capito. Allora, paperella adesso ci fa andare qui. Quindi noi adesso famo lì. Famo lì. E a sto punto famo qui e famo qui. E ci siamo, no? No, perché la prospettiva ci ha fregati ancora una volta. Forse questa è l'unica cosa su cui bisogna un attimino giocare meglio con la prospettiva. Eccoci qua. Dunque ragazzi, io direi che per adesso ci fermiamo così. Molto molto carino, molto molto bellino questo gioco. Certo non è un AAA, diciamo, dal punto di vista del contenuto. È comunque molto carino. Sono molto curioso di capire come va a procedere poi la storia di questo ragazzo che ha perso il lavoro, insomma si è trasferito eccetera eccetera. Molto molto curioso. Tra l'altro su Steam hanno pubblicato una roba riguardo alla compatibilità su Steam Deck. Non l'ho ancora provato, credo sia pienamente compatibile su Steam Deck, anche se il bollino è ancora, dovrebbe essere ancora, insomma adesso controllo al volo. Sì, esatto, su Steam non c'è ancora nessun bollino che attesti la compatibilità al 100%, diciamo, del gioco su Steam Deck. Ma, visto che ho una Steam Deck, e visto che l'ho già installato sulla Steam Deck, lo provo in questo momento. Lo provo adesso. Lo sto provando e nel caso vi starò facendo vedere un tentativo, una ripresa in questo momento, di me che lo provo su Steam Deck per dimostrare che effettivamente il gioco funziona e magari vi scrivo qualcosa a schermo, insomma qualche accorgimento maggiore per farlo funzionare ovviamente correttamente, se ce ne sono, oppure semplicemente se si avvia e si gioca tranquillamente. Io direi che da questo video e da me per oggi è tutto. Io sono Raffaele, questo è Stay Nerd, grazie mille di aver guardato, grazie mille di essere arrivati fino a qui. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così, insomma, seguite anche un po' tutti i contenuti che andremo a fare su questo canale. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco nei commenti e se vorreste ovviamente altri contenuti su questo gioco, potrebbe anche diventare una miniserie da portare a termine. Date un'occhiata ai link per supportare il canale in descrizione. Questa volta è veramente tutto. Ci vediamo nel prossimo video.